Il segretario cittadino del PD, Peppe Di Cristina, ed i suoi hanno scelto Grazia Robilatte per la giunta del sindaco Lucio Greco. Era uno dei nomi più quotati, sponsorizzato proprio dai dirigenti, che sono riusciti a farlo passare. In realtà i Dem locali questa volta si sono chiusi a riccio. Da quanto trapela dalla direzione cittadina, gli spunti critici sulla gestione delle scelte elettorali e sui risultati delle urne ci sarebbero stati, ma si continua con la segreteria targata di Cristina. I due consiglieri eletti, Gaetano Orlando e Alessandra Ascia, si dichiareranno del PD non appena entrati all'assise civica, forse già il prossimo 7 giugno. Ufficialmente sono stati eletti con la civica Uniti Siamo Gelesi. Il capogruppo sarà con ogni probabilità proprio Orlando, che ritorna in municipio dopo essere stato consigliere durante la sindacatura a Fasulo. Nonostante le recenti defezioni al veleno, una boccata d'ossigeno a Di Cristina la danno anche gli altri candidati della civica, schierata alle amministrative, con risultati non certo mirabolanti. Chi non l'aveva ancora ha chiesto di poter ottenere una tessera del partito, entrando ufficialmente a farne parte. Il Partito Democratico va avanti in continuità, abbiamo analizzato il dato, abbiamo registrato che oggettivamente è stato elettoralmente un momento difficile e tuttavia nel momento più difficile della storia del Partito Democratico in questa città siamo tornati forza di governo attraverso il voto, questo è il primo punto. Il secondo punto è che i consiglieri comunali che si dichiareranno del Partito Democratico comunque saranno in una coalizione di maggioranza. Alla fine evidentemente si sceglie un assessore attraverso un criterio che chiaramente viene determinato non da me ma dalla direzione, ma il punto non è l'assessore, perché voglio dire l'assessore sarebbe perfino un dettaglio. Il punto è che il Partito Democratico va in giunta e dovrà essere interprete di tutto quello che è il Partito Democratico e della sfida che il Partito Democratico vuole mettere in questa città. Tra quelli che hanno corso alle amministrative c'è proprio Grazia Robilatte. L'altra papabile, Alessandra Ascia, sarebbe stata interpellata nel corso della direzione, ma avrebbe declinato la proposta, puntando sull'attività d'aula. L'assessore democratico dovrebbe entrare a far parte della compagine di governo nell'arco di poche settimane, se non addirittura di pochi giorni, nonostante la decisione del sindaco Greco di portarsi avanti, presentando 5 assessori proprio ieri mattina. Voci di corridoio danno i Dem vicini ad una delega pesante. Grazia Robilatte potrebbe ottenere quella dell'ambiente e ai rifiuti, momentaneamente parcheggiata nel portafoglio di assegnazioni a Salvatore Sammito, che però già guarda alla presidenza del Consiglio. I Dem sarebbero d'accordo anche sulla presentazione di una serie di punti programmatici da mettere sulla scrivania del primo cittadino e entro dicembre tireranno le somme con una prima verifica di governo. Sulle spalle hanno i numeri bassi delle amministrative e le europee, incastonati nel patto e lo scandalo con Forza Italia, ma in Consiglio i Dem portano comunque 2 fautori della linea di Di Cristina e in giunta entrerà un assessore che non dispiace affatto ai generali locali.